35 piscine tra termali e ricreative, coperte e scoperte, fruibili di giorno ma anche di notte, in un mix di bagni curativi, relax, nuoto e divertimento. Ha aperto le danze l'estate del gruppo Monti Salute Più con i suoi 7 complessi termali e ricreativi tra il Villaggio della Salute, le Terme di Porretta e Valverde, ma anche gli stabilimenti cittadini, Terme di San Petronio, Terme di San Luca e Felsine, fino alle Terme Acquabios della pianura di Minervio. Quello che è molto importante è che noi partiamo da Bologna, città d'arte, ma città metropolitana, perché è questo che manca. Qui a un certo momento dobbiamo capire che se vieni a Bologna tu parti da Piazza Maggiore ma devi arrivare all'Appennino Toscano-Emiliano, devi vedere i borghi e le bellezze che ci sono e non praticamente vieni a Bologna e vivi nel quadrilatero e poi vai via e dici sono stato a Bologna. Questo è il fatto importante. Allora noi diciamo c'è questo fatto che Bologna ha questa immensa estensione. Il secondo fatto è molto importante che questa immensa estensione è occupata dal cosiddetto mare termale bolognese. Se l'estate è alle porte, la proposta resta quella di destagionalizzare il turismo dell'area metropolitana bolognese, con questi complessi termali che offrono una possibilità di vacanza durante tutto l'arco dell'anno. Qui a Bologna, se uno vuole, ha l'acqua calda di giorno, di notte, d'inverno, d'estate, d'estate la fresca, d'inverno la calda, perché noi adeguiamo tutto in base alla temperatura che c'è. Quindi è veramente Bologna può dire che è un territorio destagionalizzato, non solo destagionalizzato, ma addirittura noi portiamo avanti il benessere sia di giorno che di notte, per cui a un certo momento la gente potrà venire a nuotare di notte, specialmente il venerdì e il sabato, a fare dei bagni termali, a rilassarsi. L'idea di poter promuovere il nostro territorio in città e anche in alcune parti significative del nostro Appennino con delle iniziative che vanno verso un turismo di salute, di benessere, oltre che di divertimento, è sicuramente una bellissima notizia per tutti noi. Grazie al gruppo Monti per il lavoro che fa, perché lo fa in maniera molto importante, perché ricordiamoci che dietro a questi progetti ci sono investimenti significativi e ci sono persone che ci lavorano tutto il giorno, tutto l'anno, e quindi questi risultati non sono casuali. Bella che si presenti questa iniziativa e grazie a chi la sta portando avanti. Tra le novità della stagione, la collaborazione con Trenitalia TPR per raggiungere con i mezzi pubblici il Villaggio della Salute. Grazie all'accordo che abbiamo fatto con Trenitalia, la destinazione Villaggio della Salute Più sarà sul sito e sui Deplian di Trenitalia. Questo significa che un cittadino di Palermo che digita Villaggio della Salute Più vede la destinazione Castel San Pietro Terme, Villaggio della Salute Più, e con l'intermodalità avrà la possibilità di arrivare a Castel San Pietro, dopodiché prende il bus che noi mettiamo a disposizione e arriva al Villaggio della Salute Più. Un elemento importante anche dal punto di vista del risparmio energetico, più ferrovia e meno gomma, che ci consente di essere visibili a livello nazionale. Al corno, alle scale, lo chalet delle Terme di Porretta, da giugno apriremo proprio per offrire una opportunità di svago, di riscoperta della natura, di riscoperta della montagna con le proposte che noi andiamo a fare.